finisco, noi di fare, abbiamo il riferimento che voi tutti conoscete di Chioggia, che si è rapportato con le strutture delle associazioni, della cultura, delle istituzioni. Il nostro vice direttore Gianni Benettello è stato uno degli artefici per la nascita e per il percorso di questi volumi, è sempre quello che all'interno della banca si è interfacciato con gli attori e ha portato avanti questo. Bene, lui al 31-12 di questo anno andrà in pensione, e però io vorrei fargli un benvenuto doveroso per la carriera. Qualcuno anche ieri ha detto, ma adesso già hanno la pensione, noi con chi è che facciamo i conti, no? Ecco, non c'è problema. Il posto di Gianni sarà, il percorso sarà continuato, ecco, da Andrea Rizzi, che è qui con noi e che quindi avrete modo, di conoscere, perché quello che ha sempre caratterizzato Gianni Benettello, quello che si porta dietro certamente è un patrimonio che ha e che costituisce anche Andrea Rizzi, per cui siamo certi tutti quanti dall'interno della banca, e anche voi dovete stare tranquilli, che ci sarà una continuità di attenzione e di interventi, diciamo, ecco, nei confronti del territorio pugliese. Io mi fermo qua, anche perché quello che ci diranno gli autori sarà, direi, di estremo interesse, quindi auguro a tutti voi una buona giornata e vi faccio anche gli auguri, perché non lo so, non avremo altre possibilità di incontrarci per le festività e per l'anno che verrà, che dovrà per forza essere proficuo un po' per tutti. Di auguri per la nuova banca, ma anche per i soci e per il territorio pugliese. Quindi grazie, buona giornata a tutti quanti. Grazie.